La buona notizia di oggi riguarda la moneta complementare. Che cos'è? È una moneta che circola parallelamente a quella ufficiale. In Svizzera, per esempio, è stato introdotto il WIR nel 1934 da 16 imprenditori di Zurigo per salvare le loro imprese dalla crisi economica. Oggi in Svizzera 60.000 piccole imprese si scambiano beni e servizi in WIR. Giorgio Simonetti. Gli imprenditori della WIR si misero insieme e crearono un sistema di pagamento. Se io vendo a te qualcosa, io ho un credito e tu hai un debito. Con il mio credito io posso comprare qualcosa da un altro socio e tu puoi vendere qualcosa a un altro direttamente senza intermediari. WIR in tedesco significa noi. È anche il nome di queste cambiali. Si può comprare o vendere in WIR. Oppure chiedere un prestito ipotecario alla banca ad un tasso fisso dell'1%. È praticamente una moneta non cartacea, cioè esiste a livello di carta di credito, di assegni o oggigiorno anche di internet banking. Possono commerciare in questa moneta i partecipanti del circolo economico WIR, un network che raccoglie 60.000 piccole e medie imprese svizzere. Scambiano i loro beni e servizi stabilendo una percentuale sul prezzo di vendita pagabile in WIR, avendo questa moneta lo stesso valore del franco svizzero. Antonio Cavadini è un ristoratore del Canton Ticino. Da 5 anni è socio della WIR Bank. Non sempre siamo al completo, che tutti i tavoli sono occupati. Io dico sempre, un tavolo vuoto per me è un tavolo WIR. Come ho cominciato a prendere il 100%, ho visto subito un incremento di fatturato. Si può parlare da un 8-10% annuo in più di incremento. E come li spende i WIR guadagnati? In tutti i settori, diciamo, dalle vacanze al cibo. Ecco, per esempio adesso io sono seduto su una sedia che ho pagato con i WIR. Anche tutti questi vini che mi mostra in cantina sono pagati ai suoi fornitori in WIR. Oggi con la crisi come sta andando il fatturato? Diciamo che se dall'altra parte si può parlare di un 10% in meno, diciamo sulla cifra WIR magari siamo solo al 4-5%, comunque un piccolo calo c'è stato anche lì. Il concessionario di auto cosa ne pensa della WIR Bank? Appena siamo entrati eravamo un attimino scettici, dobbiamo dire la verità. Dopodiché invece ci siamo dovuti subito ricredere perché a noi ci ha solo aumentato un attimino la cifra d'affari. Di quanto? Del 10% ce l'ha aumentato, sì. Anche un'emittente radiofonica di Locarno accetta i WIR. La crisi si fa sentire? La diminuzione percentuale nostra è stata estremamente lieve. Oggi parliamo tra il 5 e il 10% di pubblicità in meno rispetto allo scorso anno. In franchi o in WIR? È in franchi. In WIR non è stato toccato, diciamo, il WIR è una moneta che viene a subire decisamente molto meno l'influsso della crisi. Come li spendi i WIR? Io devo sostituire delle sedie d'ufficio e delle sedie anche per l'arredo della nostra emittente. Ecco che ho trovato un'azienda che addirittura mi prende il 100% in WIR. Quindi questi denari che io avevo accumulato nel corso degli anni li posso spendere, ho come l'impressione che fondamentalmente non li ho spesi. Il vantaggio della moneta WIR è che i soldi rimangono per forza di cose nella propria nazione. Cioè io non posso andare come per esempio piastrellista in Italia a comprare delle piastrelle perché in Italia non esiste il sistema WIR. Da circa 10 anni la banca WIR permette depositi e prestiti anche in franchi ad un tasso simile a quello delle altre banche svizzere. L'interesse sul prestito WIR come viene pagato? L'interesse è da pagare in franchi svizzeri e l'ammortamento in moneta WIR. A Caslano, in questo cantiere vicino al confine con l'Italia, sono state costruite 40 case unifamiliari. L'imprenditore ha chiesto un prestito alla banca WIR pari a 6 milioni di franchi, il 20% in WIR. A mio avviso, WIR è come una famiglia, capisci? Va bene per il tasso di interesse e per le relazioni che crea tra gli imprenditori. Alcune di queste case sono anche state vendute in WIR per il 30% del costo finale. I clienti WIR hanno in comune molte cose. Per esempio, non comprano la merce fatta in Cina, sfruttano i servizi locali o dello Stato, in modo che l'affare rimanga dentro la nazione, garantendo qui da noi il lavoro. In questo periodo di crisi, la banca ha deciso di concedere 100 milioni di WIR al tasso agevolato dello 0,25%. Questo è servito da stimolo per l'economia.
una ditta locale produce un contratto per un'altra ditta locale e ci saranno meno disoccupati nella regione. Dobbiamo sapere che questi 100 milioni di vir rappresentano il 10% dell'investimento globale e quindi muovono 1 miliardo di franchi svizzeri. L'adesione al circuito vir spesso è anche una scelta di marketing. Ci sono persone che cercano nella lista degli avvocati e dicono: ah, Mr. Willimann accetta vir, allora chiederò una sua prestazione. Per questo ti aiuta ad allargare la clientela. Il fatturato in vir è considerato ai fini fiscali come se fosse in franchi, ma c'è un problema. Ci sono molti imprenditori che incrementano il fatturato in vir senza badare a quello in franchi. E poi hanno problemi di liquidità, perché l'IVA e le tasse vanno versate in franchi svizzeri e anche gli stipendi. Tutti questi problemi non ci sarebbero se fosse consentito il cambio dei vir in franchi. E un sistema di compensazione. Se fosse possibile cambiare, vuol dire che ci sarebbe un cambio, quindi anche la moneta di per sé potrebbe perdere di valore. Ci sono anche le fiere vir. Questa è quella di Berna. Sono 35 anni che espongo in questa fiera e concludo ottimi affari. È qui per comprare? Sì, qualcosa per la casa, vestiti, scarpe, diverse cose. Qual è la percentuale dei vostri clienti che paga in vir? Circa la metà. Nel nostro settore sentiamo molto la crisi. Gestiamo un garage e abbiamo avuto una perdita del 25%. Nel fatturato in franchi svizzeri o anche in quello in vir? No, in quello in franchi svizzeri. E come sta andando il giro d'affari in vir? In vir sta andando molto bene. Diversi studi universitari hanno dimostrato la natura controciclica della banca vir all'interno dell'economia svizzera. Quando la circolazione del franco rallenta a causa di una crisi economica, la circolazione vir accelera. In sostanza, quando l'economia va giù, il volume dei vir va su e viceversa. Questo è il motivo per cui il vir contribuisce alla stabilità dell'economia svizzera in un periodo come questo, con meno disoccupazione, meno problemi sociali. Ed è proprio quello che gli stati cercano di garantire. Ma cosa succederebbe se tutte le aziende fossero socie vir? Che l'imprenditore non avrà più un incremento di fatturato, perché non avrà più un vantaggio sugli altri. Avrei voluto sentire il parere della Banca Centrale Svizzera, ma mi comunicano che non è un argomento di cui vogliono parlare. Dicono che il vir circola da molti anni in Svizzera, senza aver influenzato la loro politica monetaria e l'uso della valuta ufficiale. Ci sono diversi esperimenti di questo genere qua e là nel mondo e funzionano soprattutto nei periodi di crisi, ma servono anche da collante per la comunità.